Il nostro successo non è aumentare i numeri delle messe, il nostro successo è aumentare i numeri delle persone incontrate, conosciute, con le quali si è riusciti a fare un progetto di riscatto. Questo è il successo. Portare la gente fuori dal degrado, poter rivedere un giorno in una casina, tornare a vivere una vita bella. Io sono Fra Marcello Longhi, sono un frate cappuccino, mi trovo con gioia ad essere presidente di Opera San Francesco per i Poveri, un'organizzazione che amo e che si occupa di povera gente. Opera San Francesco nasce nel 1959, dal cuore e dagli occhi di un fraticello che si chiamava Fra Cecilio Cortinovis, da Costa Serina, bergamasco, che aveva fatto la terza elementare, che ha vissuto qui quasi 80 anni, è morto a 99 anni. E lui, da prima della Prima Guerra Mondiale fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sempre dato da mangiare alla gente che veniva a bussare alla porta del convento, semplicemente perché in casa francescana, quando uno ha fame e bussa, gli si dà da mangiare. Questa cosa qui lui la faceva come era capace. Finché un giorno si presentò un imprenditore che frequentava la nostra chiesa, il dottor Emilio Grignani. Il dottor Grignani andò da Cecilio e gli disse più o meno: Cecilio, lei fa una cosa meravigliosa, lei accoglie con un cuore di mamma queste persone qui, però le lascia fuori, sotto l'acqua, freddo, bambini, non va bene. Ci vuole un po' più di dignità. Quindi, se voi frate ci mettete la testa e lo fate sulla vostra terra, così nessuno vi caccia, io ci metto i soldi. E così Grignani fu finanziatore, donatore, direttore dei lavori. In un anno e un mese la mensa è stata costruita. Negli anni ci si è accorti che la gente chiedeva sì di mangiare, ma aveva anche bisogno di curarsi dal punto di vista della salute. E allora ci fu un primo medico, il dottor Trentini, che è morto pochi anni fa, che in una stanzetta giù sotto visitava in qualche modo. Andando avanti negli anni si è, come dire, stabilizzata la scelta della cura sanitaria. Ci si è accorti che le persone avevano bisogno anche di lavarsi. Quindi la nostra visione è quella cristiana, francescana, che secondo me viene tutta assorbita all'interno della Carta dei diritti dell'uomo. Insomma, i volontari, io chiedo, ascolta, o metti la mano sul Vangelo o metti la mano sulla Carta dei diritti dell'uomo, scegli tu. Tanto per quanto riguarda la capacità di voler bene a quelli che vengono da noi, è uguale. È accaduto il nubifragio in Emilia, è accaduto che noi abbiamo frati che vivono lì, vivono a Cesena, vivono nei conventi dell'Emilia, e ci siamo angosciati quella mattina chiedendoci come staranno, telefonate, domande, ansie. E alla fine Filippo, che è il capo dei frati dell'Emilia, che ci dice: abbiamo il convento pieno di gente, le famiglie sono venute da noi, abbiamo aperto perché non avevano più casa. E allora è stato spontaneo, nella tradizione di Opera San Francesco, che sostiene progetti anche in giro per il mondo, chiedere: possiamo darvi una mano? Risposta sì. Così abbiamo attivato i nostri donatori, tra i quali anche Repower, e abbiamo potuto dire a Filippo: Filippo, dici di che cosa hai bisogno. Tu chiedi e noi te lo mandiamo. Mi piace dire che tutto ciò che è francescano ed è cristiano si sposa perfettamente con tutto ciò che è più stupendamente umano.